Santa Maria Capua Vetere, una nuova realtà formativa scolastica, quella della FB Group, che si propone di creare un'offerta per i ragazzi del territorio e non solo. Sì, una nuova realtà scolastica che si apre qui sul territorio di un istituto tecnico per geometri, quindi una realtà formativa soprattutto per i ragazzi che hanno lasciato gli studi e non li hanno più ripresi, quindi è anche un'opportunità per loro, insomma, diciamo. Sarà un punto di riferimento anche per chi vorrà prepararsi per i concorsi, chi vorrà utilizzarlo per il dopo scuola, quindi la fascia d'età è davvero molto ampia. Sì, assolutamente. Chi vuole usarlo per dopo scuola, insomma, possiamo partire dalle elementari fino alle scuole medie, anche come aiuto sostegno per gli esami universitari. E poi per chi vuole fare corsi di formazione in generale, come i 24 CFU, 60 CFU, siamo a disposizione anche su questo. Una nuova realtà imprenditoriale, una nuova offerta formativa nella città di Santa Maria Capua Vetere e in particolare nel popoloso rione di Sant'Andrea dell'Agni. Sì, assolutamente, è stato un sogno che si è realizzato dopo tanti ostacoli, tante delusioni, tanta sofferenza, finalmente ce l'ho fatta e ringrazio veramente tutti quanti. È un punto di riferimento per i giovani e non solo, perché la scuola offre un percorso di formazione sia nella scuola tecnica ma anche preparazione per i concorsi dopo scuola, quindi un'offerta formativa molto vasta. È una preparazione a 360 gradi, consulenze universitarie, proporremo nuovi progetti per la formazione non solo per la maturità dell'individuo ma anche professionalmente in futuro, quindi saremo a disposizione su tutto. Una scuola che ha delle aule bellissime ed è all'avanguardia, con addobbata di ogni bene tecnologico che possa aiutare gli studenti a formarsi. Il Ministero pretende degli standard altissimi, quindi noi seguiamo alla lettera ogni cosa ed è giusto che sia così, anche perché gli alunni e le persone, i docenti hanno bisogno di una preparazione, aule competenti, docenti competenti, quindi va bene così. Volevo ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco Antonio Mirra, che purtroppo stasera non è qui presente, ma mi ha dato il supporto a 360 gradi. Lo ringrazio e lo invito a venirci a trovare. Grazie, che serata, che serata. Non ho mangiato, non ho bevuto, non ho fatto nulla. Vi ho ringraziato tutti quanti, vi continuo a ringraziare tutti quanti per questa splendida serata. Grazie per aver partecipato. Questa FB Group è nata dopo tanti sacrifici, tanti ostacoli, veramente tanti e sono veramente soddisfatto in primis di me stesso, perché oggi nel 2023 non è semplice aprire un'attività con un'Italia che ti bombarda di tasse, ti bombarda di tante cose, ecco. E però sono felice, perché poi la nostra offerta formativa per la scuola paritaria è vasta, molto vasta. Non intendo fare una semplice formazione di uno studente che arriva alla maturità e poi lo salutiamo, ma lo vorremmo portare anche professionalmente, anche nel mondo del lavoro e all'università, qualora si vuole esprimere al meglio. E poi voglio ringraziare l'artefice, diciamo, di tutto questo, quello che mi ha portato a essere l'amministratore, mio padre Filippo Buono. Infatti l'FB Group è Filippo Buono Group Scuole Paritarie, è un nome e una dedica che ho fatto a lui, quindi grazie mille a mio padre. Ringrazio anche una persona che non c'è più, mia madre mi ha formato. Mi ha dato dei valori che intendo portare avanti. E poi in ultimo un grande ringraziamento, anzi non un grazie, questa è una dedica, perché questa scuola va soltanto ad una persona, mio figlio Diego Buono. Ringrazio anche il sindaco,
il sindaco che ci ha supportato, mi ha supportato in tutto e per tutto in questa splendida città di Santa Maria Capua Vetere. Sono contento di aver riacceso la popolazione di questa, di questo rione Sant'Andrea. Sono contentissimo e prossimamente il sindaco lo inviterò per tante cose. Grazie a tutti.